cosa c'è, cosa raccontiamo in questo numero tra le tante cose? E in particolare il 12 maggio è stata pubblicata da Repubblica la notizia della richiesta d'arresto del Presidente della Regione, di una possibile richiesta d'arresto. Il 17 maggio è stata fatta una diagnosi al Presidente della Regione di un aneurisma all'aorta, che noi pubblichiamo perché non siamo noi, non sono io a dire le cose, devono essere le carte a parlare. Il 17 maggio è stata fatta una diagnosi di un aneurisma all'aorta al Presidente della Regione. Il primario si è rifiutato di firmare questa diagnosi. Ha rifiutato di firmare questa diagnosi e da lì sono successe varie cose che lo hanno portato a denunciare alla procura questo fatto che era successo, cioè la presenza di una diagnosi del Presidente della Regione che secondo lui non corrispondeva al vero. Quindi una diagnosi che io l'ho scritto col punto interrogativo, però le carte sembrano dire questo, una diagnosi truccata anticarcere. Questa è solo lo stesso giorno, il 17 maggio, il Presidente della Regione era all'Infedele, quindi io, se mi dicessero che ho un dito rotto, diciamo sono una persona energica, però anche, insomma, sarei un po' dispiaciuto, difficilmente andrei in televisione a fare delle interviste. Io, se mi diagnosticassero una cosa di questa, devo dire che difficilmente la sera sarei in diretta all'Infedele a dire le solite cose sullo Statuto Siciliano e la fiscalità di vantaggio.